Ciao a tutti gli amici e colleghi di Guida Finestra. In questa rubrica di questo mese voglio parlarvi di una ristrutturazione che abbiamo fatto in due tempi, in un attico a Ravenna, dove inizialmente abbiamo sostituito delle porte blindate con delle porte rasomuro molto tecnologiche, che avevano delle aperture motorizzate, erano collegate alla domotica, si poteva sapere sia che fossero aperte o chiuse, anche la serratura se fosse fuoriuscita oppure no, e 2 anni dopo, dalla fine di questi lavori molto invasivi, dove hai rifatto i pavimenti, hai rifatto le pareti interne, hanno fatto gli impianti nuovi, mi chiama il cliente e mi ha detto: William, nonostante abbia fatto tutti gli impianti nuovi, le pareti siano isolate, io a casa mia vivo male perché non ho comfort né termico né acustico, perché sento anche molti rumori esternamente. Un vero peccato, perché pensare di cambiare gli infissi in un cantiere completamente aperto è una cosa, ha un costo e una facilità di esecuzione ben diversa da fare lo stesso tipo di intervento quando l'appartamento è completamente finito. E soprattutto quando si parla di 35 infissi e quando si parla di un appartamento di pregio con il pavimento in legno, con mobili molto costosi e con opere d'arte. Comunque, insomma, abbiamo fatto un preventivo in funzione delle esigenze del cliente, che voleva appunto un comfort termico molto più elevato. Una volta che c'era dietro, voleva anche risolvere i problemi acustici e voleva anche un design minimale che si sposasse bene con il resto dell'appartamento, che era veramente curato in ogni minimo dettaglio. Purtroppo, tranne quello degli infissi, perché il progettista che ha seguito l'intervento gli ha detto: guarda, gli infissi sono ancora buoni, sono ancora belli, hai anche il vetro doppio, perché cambiarli? Ma noi serventisti sappiamo che un vetro doppio degli anni 80, anni 90, probabilmente senza nessun tipo di coating basso emissivo, avrà una trasmittenza termica di circa 2,7 W, ben diverso dall'1,0 che si può ottenere ormai con un vetro doppio di ultima generazione, senza parlare poi di vetri tripli. Quindi abbiamo trovato la soluzione con del legno alluminio, perché esternamente dovevano essere molto simili a quelle esistenti a livello di colorazione, che erano in fisso legno, quindi con l'alluminio esterno abbiamo trovato una verniciatura sublimata, quindi quelle verniciature che simulano anche i nodi del legno, era praticamente indistinguibile dagli attuali. Internamente invece l'abbiamo fatti bianchi, perché con il bianco si sposa con l'effetto del minimalismo del resto dell'arredamento, dell'impronta di stile della casa. Poi abbiamo usato un vetro triplo perché si voleva una prestazione termica molto elevata e abbiamo usato un telaio da 80 mm lamellare. Col vetro triplo riusciamo a ottenere, con quella composizione di vetro, 0,7 W al metro quadro Kelvin. In più abbiamo dotato i vetri di doppio plastico acustico, sia internamente che esternamente, quindi utilizzando dei vetri stratificati, che avevano un abbattamento acustico di 44 dB, così potenzialmente anche i rumori venivano lasciati fuori. Cosa abbiamo fatto poi? Siccome che voleva un aspetto molto molto minimale, abbiamo utilizzato delle cerniere a scomparsa. Uno, perché lo assecondavamo sull'estetica; due, perché utilizzare la cerniera a scomparsa ti permette di utilizzare delle guarnizioni continue che girano sul perimetro senza interruzioni, perché infatti nelle cerniere a vista devono per forza attraversare quello spazio tra anta e telaio dove c'è l'ultima guarnizione, quella di battuta, che anche questa ha una sua importanza per la permeabilità all'aria, per la tenuta alla polvere, ai rumori. Era tutto un vantaggio. Poi però bisognava fare le misure, che come sapete è sempre complesso misurare degli infissi esistenti installati in opera. Quindi noi ci avvaliamo di dei moduli che utilizziamo da anni, ogni modulo ha il suo tipo di misurazione, quindi con cassonetto, senza cassonetto, con controtelaio, senza, e ci permettono di prendere tutte le misure che ci servono senza dimenticare, non dimenticare mai nulla. E poi, una volta prese tutte queste misure, di riportare in azienda e con l'ausilio di AutoCAD di mettere giù una sessione per fare lavorare bene il telaio, per vedere che i giunti che funzionano correttamente, che i coprifili coprono tutto quello che oggi è a vista nell'infisso attuale.
Poi siamo passati all'ordine, perché una volta che si è fatta la tavola si ha esattamente la misura dell'infisso da ordinare. Pensate che cosa succede se si sbagliano degli infissi, 35 infissi, legno alluminio con dei vetri così particolari, con delle ferramenta così particolari, che parliamo di infissi da 1500 euro metro quadrato, e il risultato sarebbe catastrofico sbagliare qualcosa di questo tipo. Quindi è molto importante avere un processo, avere dei controlli che ti mettono al riparo da questo rischio, senza contare, perché una volta che inizi a smontare i serramenti e poi i nuovi non vanno bene, anche il cliente, oltre al danno economico, c'è anche un danno immagine e tantissimi altri problemi. Comunque abbiamo iniziato la posa in opera, abbiamo coperto prima, protetto tutto quello che c'era nell'abitazione, siamo passati di stanza in stanza, perché si smonta l'infisso e si monta l'infisso nuovo. È impensabile andare via, che ne so, alla sera quando si chiudono i lavori con una finestra aperta in un'abitazione abitata. E fortunatamente tutto è andato secondo il piano. Abbiamo installato i nastri termospandenti, trivalenti, che avevamo previsto nel giunto di posa, poi abbiamo usato anche della schiuma elastica, perché c'era una contropartita in cartongesso dove avevano messo un isolante nanotecnologico, lì lavoravamo meglio con la schiuma, e poi abbiamo chiuso con i coprifili interni. Come puoi vedere nel risultato delle foto, il risultato è stato veramente impressionante, ma soprattutto impressionante è stata la telefonata che mi ha fatto il cliente qualche settimana dopo. Era fine agosto, quindi era ancora molto caldo, e mi ha detto che era molto molto contento. La casa, ha detto, era bellissima, cioè già prima era stupenda, stonavano solo i serramenti. Ora la casa era bellissima, era silenziosa, perché mi ha detto che non sentiva più i rumori, e soprattutto mi ha detto questa cosa che mi ha fatto più della telefonata con un sorriso. Fatto, io alle 8 William spengo il condizionatore alle 20 di sera, e alla mattina mi sveglio, ho solamente un grado in più di quando l'avevo staccato. Questo vuol dire che i giunti di posa, i serramenti, le scelte, l'ascolto iniziale del cliente, tutte queste cose sono andate nella giusta direzione e hanno funzionato all'unisono, e hanno dato questo risultato che è molto bello e molto apprezzabile. Poi ho preso la palla al balzo e gli ho detto, ascolta, visto che sei così contento, possiamo fotografare con tanta bellezza, e ci ha dato la possibilità di fare un bel servizio fotografico, è quello che potete ammirare all'interno del video o all'interno della rivista Nuova Finestra. Spero che questo video ti sia stato di spunto per migliorare il lavoro che facciamo tutti i giorni, e ci vediamo al prossimo numero. Ciao da William Isacchi.